Siamo oggi qui all'università per questa laurea honoris causa. Qual è un importante traguardo? Quali sono le emozioni che si provano? Beh, le emozioni sono tante perché ogni volta uno si domanda se è veramente adeguato, se è giusto, se veramente uno ha meritato questo riconoscimento. A questa domanda a volte, quando mi interrogo in profondità, non sono così sicuro della risposta. Però quello che posso dire è che l'impegno su questi temi ce l'ho messo tutto e credo che possa, diciamo, prendere l'impegno di essere all'altezza di questo riconoscimento. Un suo giudizio sull'Università di Salerno, prima tra gli Atenei del Sud nelle classifiche del Sole 24 Ore. Sì, è molto importante che ci sia una università nel Sud che investa davvero sugli studenti e che investa sul territorio. Sono cose che quando è nata questa università era una sfida. E dopo tanto tempo si può dire che questa sfida è stata vinta. Non si può vivere sugli allori, bisogna continuare a investire sulla risorsa umana, continuare a investire sul territorio, continuare a investire sulla risorsa umana legata allo sviluppo del territorio. Però questo mi sembra che si stia facendo. Investire sulla risorsa umana, ma com'è possibile rispetto ai tagli statali all'FFO? Guardi, quello che è veramente decisivo in questo paese è non porsi degli obiettivi di brevissimo termine, perché la crisi che abbiamo alle spalle non è più solo una crisi italiana, è una crisi che ha superato quella degli anni 30 in quantità e in qualità, e questo pesa su ogni disegno di sviluppo. Credo che però qualche cosa stia cambiando lentamente, quindi dobbiamo un po' crederci e dobbiamo capire che per cambiare in profondità non bisogna mai fare compromessi. Quindi investire sulla risorsa umana si può, troppi talenti abbiamo perso, lentamente dobbiamo essere nelle condizioni di riconoscere a questi talenti in casa una prospettiva di crescita pari e migliore di quella che molti di loro hanno conquistato fuori dall'Italia. Rettore, un momento importante, la laurea honoris causa a Roberto Napoletano, un momento anche, visto il tema economico, una lectio magistralis completa e a guida. Sì, innanzitutto un riconoscimento a un grandissimo giornalista, un uomo del Sud, anche se nato per accidenti alla Spezia, però ha sempre difeso le ragioni del Sud, il Sud che vuole andare avanti, e lui l'ha fatto un esempio per i nostri giovani che in tanti hanno affollato questa presentazione, questa manifestazione, questo conferimento di una laurea. È un messaggio importante, la centralità dell'economia come motore di sviluppo in un'economia globalizzata, un messaggio di attenzione rispetto a una professione, quella del giornalismo, in un'università che ha rilanciato la scuola di giornalismo e che vuole mettere in pratica anche una buona comunicazione attraverso i propri corsi di laurea, e un messaggio come un simbolo, diciamo, di un Sud che ce la vuole fare, un Sud che non vuole piangere, vuole ricordare, che è come lui ha ricordato nella sua lezione, i momenti vitali del nostro mezzogiorno, perché lui ha dimostrato che c'è stato un periodo importante quando l'Italia cresceva, in cui il Sud cresceva più dell'Italia, e con quella speranza di quel primo miracolo economico, dove purtroppo primo non è detto che significhi secondo, lui ha voluto rilanciare, diciamo, un'idea, delle idee su un'azione che si può intraprendere in qualche modo per immaginare che ci possa essere realmente un secondo miracolo. Insomma, legare il nome di Roberto Napoletano alla nostra università, secondo me è un nome di grande prestigio, e la voglia di crescere e continuare in un percorso, diciamo, di crescita ed un modello anche per i nostri giovani sicuramente importante.